Contigui dell'Indiscreto, bentornati! Ve l'abbiamo detto che noi non lasciamo mai le cose a metà e sulla turlupinatrice seriale che colpisce ancora, ci siamo ritornati! E in verità, vi confessiamo che non vedevamo l'ora di riemergere su questo specifico fattaccio. Ma prima di tutto vi ringraziamo sempre per l'affetto che ci mostrate con le vostre mail e le vostre tantissime telefonate che fate qui in studio a Ultima TV, poiché questo ci dà un enorme, che dico enorme, uno stragrande coraggio per fare l'indiscreto. E non ci stanchiamo mai di dire, per fare l'indiscreto ci vuole coraggio, coraggio. E l'editore Francesco Russo Morosoli è coraggioso. Bene. Ed è proprio che con la vostra benedizione cominciamo subito col mettervi al corrente che dall'ultima puntata di alcune settimane fa, pertinente a questa triste ed ineguagliabile vicenda, e per il solo fatto che ancora forse tutto ciò tace, tutto muti, è che non vorremmo che qualcuno, o meglio dire, a qualcuno sfuggisse che l'articolo 101 della Costituzione italiana afferma che la giustizia è amministrata in nome e per conto del popolo, eccetera, eccetera. E che noi di Indiscreto ci dissociamo dai pensieri di un qualcuno che abbia la volontà di fuorviare l'opinione pubblica con ripetute accuse ai magistrati ai quali si addebita a volte l'intento di abbattere governi o di opporsi alla volontà popolare, a volte di essere anche mentalmente instabili. Poiché tutto ciò rende evidente anche l'assoluta malafede sulla difesa delle istituzioni e della stessa Costituzione. E noi di Discreto ci dissociamo stigmatizzando ancora una volta la barbarie di chi non si limita alla critica delle sentenze, ma colpisce con accuse infamanti la persona o l'organo che le ha emesse, con ciò screditando l'intera funzione e quindi una delle strutture portanti dello Stato. E proprio in virtù di ciò siamo fiduciosi nella legge in generale. E nello specifico verso la Procura della Repubblica di Catania, dove lavorano con onestà e rispetto verso le leggi tanti magistrati onesti. E a qualcuno che piaccia o no, e a noi tutto ciò piace, forze di polizia comprese. E così per voi, l'antefatto che racconta di raggiri che vengono compiuti con i modi più disparati e che troppo spesso hanno come vittime gli anziani, una delle fasce più deboli della società. È motivo per cui ci battiamo. Nel caso malauguratamente si è vittime di un raggiro, è importante reagire presentando immediatamente una denuncia. E di questo caso si parla di presunta truffa organizzata ai danni sia di ignari anziani pensionati che ai danni delle più importanti e molto conosciute società finanziarie come Findomestic, Compass e altre. Cioè, non è che stiamo facendo pubblicità. A fine di ottenere illeciti finanziamenti rimborsabili, prestiti personali o linee di credito al consumo, utilizzando dati anagrafici di ignari pensionati, come nel nostro caso, quello che vi stiamo raccontando. Avvocato Abate. No. Buongiorno, Massimo Scuderi, il programma L'Indiscreto, buongiorno. Non mi interessa. Lei... Mi scusi, Massimo Scuderi, il programma, glielo abbiamo detto. Vabbè, scusi, volevamo dire, vabbè, lei ci denunci, però dire perché ha turlupinato delle persone anziane un prestito alla Findomestic, perché? Guardi, se lei non se ne va... Sì. Se ne va in da... Ma ci vuole coraggio per una cosa del genere? Guarda, ci vuole, sono stata disperata. Ha pensato alla psicologa da aiutarmi ad uscirne da questa situazione. Assumo tutte le responsabilità e lo stimiamo. Ti posso dare una metà subito. E se stimo una parte, e tra un mese un'altra parte. Non ti può offendere! Rimane per tutti un grande dubbio. Si può ottenere un prestito online con estrema facilità? E questo è quello che si stanno chiedendo in tanti. Ossia, basta un documento di identità, un codice fiscale ed altro. Davvero si può ottenere tanto denaro? Tu stai facendo magari io. Intendiamo precisare però, ed insistiamo pure, che la banca Findomestic SPA, di cui vi parleremo appresso, non era al corrente di tutto ciò e che non ha alcuna responsabilità.
tanto per essere chiari. Ma noi un quesito dobbiamo porlo. Ma non siamo solo noi che ci poniamo questo quesito. Sono in tanti. Sono in tantissimi adesso. Dopo le nostre due puntate, c'è un popolo che si chiede se è vero o no. Ma ora vi sveleremo un po' tutti. E noi, questo quesito, che non ho prestato online facile, legittimo, siamo andato a porlo direttamente a loro, alla Findomestic, a Firenze. Ma purtroppo non abbiamo trovato risposta, ma di questo ne parleremo più avanti. Per il momento una breve analisi sulle richieste di finanziamento online. Capita più spesso che si ricorra a un finanziamento per acquistare un'auto, un elettrodomestico, un complemento di arredo o semplicemente che si debba affrontare una spesa per cui non si disponga, diciamo, della necessaria liquidità. Ma per ottenere un prestito bisogna possedere alcuni requisiti fondamentali. L'età, solitamente compresa tra i 18 e i 75 anni, e alla cosiddetta ed immancabile capacità di rimborso. Vale a dire che il cliente abbia tutte le carte in regola per poter saldare ogni singola rata. Necessita di una serie di documenti, l'abbiamo detto, utilizzate sia per identificare il cliente che per attestare la sua condizione lavorativa e reddituale. E in particolare le norme antiriciclaggio impongono per tutte le tipologie di finanziamento domandato la consegna della documentazione fiscale. Che potrebbe essere magari fasulla. Potrebbe. No, non ci crediamo. Ed in particolare, i cittadini italiani devono quindi presentare la carta d'identità o la patente di guida e codice fiscale. Per quanto riguarda gli attestati riguardanti la condizione lavorativa, come nel nostro caso gli ex lavoratori a riposo, è richiesto l'ultimo cedolino. Quello della pensione. Ora vediamo assieme, come nel nostro caso, come la nostra turlupinatrice seriale, presumiamo, abbia agito a discapito delle ignare anziane donne pensionate utilizzando il sito online di Findomestic S.p.A. che, sottolineiamo, a nostro vedere e nei nostri studi legali, parrebbe parte offesa. E sì, i vantaggi del servizio. Quella che qualcuno avrà messo forse fasullamente. Compila la domanda, firma il tuo contratto con la firma digitale. E via i documenti. Insomma, vediamo cosa avrebbe ancora combinato la nostra turlupinatrice seriale. Certo che acconsento, avrà detto la turlupinatrice seriale. Certo che li ha ricevuti i documenti. Subito! Subito la richiesta! Certo che approvo! E se non ho un conto corrente bancario? Come faccio? Per esempio, la nostra turlupinatrice seriale sceglie sempre una banca online. La banca che banca? E anche questi ignari di tutta la vicenda. Quindi anche loro non hanno responsabilità. Anche loro forse parte offesa. Però è da dire che le vittime del raggiro alla sede di Catania ci sono stati. E a protestare pesantemente per giunta. E la prima fu proprio la signora Concetta. E poi di seguito le altre due vittime. Addirittura la signora Concetta ha fornito al direttore della sede di Catania copia della querela contro la signorina dottoressa Assunta Maria Abate. Foto grazie. Mi sposto, ci trase? E ci chiediamo se abbiano fatto o no un accertamento, poiché giuridicamente anche loro sarebbero parte offesa. Lo sono parte offesa. Altro che. Ma forse non si sono chiesti come mai tutte le vittime abitassero in quella stessa via o lo stesso numero civico della stessa città per giunta. E non se ne è accorta della Findomestic e nella banca che banca. Non hanno visto, o che gli sarà forse sfuggito, che le carte di credito con cui l'ha assunta Maria Abate, foto grazie, si vede, si sollazzava facendo spese pazze a discapito del prossimo. Ma davvero non ve ne siete accorti? Una comunicazione per il direttore della sede di Catania di che banca? Direttore, lei ha fatto tutte queste verifiche
No, lei a quest'ora starà dicendo di che arrivano migliaia di pratiche che forse materialmente non riuscirebbe a farlo. Ma lei, direttore, alla sede della centrale dell'affidabilissima banca che banca, qualcosa la dovrà dire. E noi siamo convinti che lei l'abbia già fatto. Così, per il buon nome della società bancaria e dei suoi azionisti che le danno quel posto di lavoro. E torniamo a noi. Vi avevamo predetto che siamo stati a chiedere lumi alla Findomestic Banca, gruppo BNP Paribas, il colosso finanziario internazionale. Ma la direzione centrale di Firenze non abbiamo avuto il piacere di conoscere personalmente Geni e né Chiaffredo, ossia il direttore generale e l'amministratore delegato. E ora il professor avvocato Mario Savio Grasso, cassa vuota eccezionalmente, ci ha pregiato della sua presenza. È venuto assieme a noi. Bene, sappiate che il professor avvocato Mario Savio Grasso, ricevuto alla reception della Findomestic lì a Firenze, ha dovuto spiegare al telefono, sempre dalla reception, ben a tre persone diverse il motivo della nostra improvvisata e che aveva tutti i toni collaborativi ed informativi di ciò che stava accadendo a Catania, semmai non lo sapessero. Insomma, il professor avvocato Mario Savio Grasso, foto grazie, desiderava conoscere le formalità per ricevere un prestito online. In altre parole, se bastavano solo e semplicemente alcuni documenti per ricevere un bel gruzzoletto di denaro indirizzato in un conto corrente. La Findomestic ci contatterà via email e ci darà i chiarimenti del caso. Volevamo noi parlare con qualche funzionario, ma oggi dicono che erano tutti impegnati. Evidentemente li abbiamo un po' presi senza preavviso e quindi hanno preferito tenere questo profilo un po' basso. Abbiamo spiegato che loro in questa operazione sono delle parti offese e vogliamo scoprire chi ha perpetrato queste truffe e con quali strumenti, anche a garanzia sia del cittadino che della Findomestic stessa. Quindi vedremo prossimamente quello che succederà. Noi siamo venuti a Firenze, siamo a Firenze, l'avvocato Grasso. Noi ve l'abbiamo detto, volevamo sapere questi prestiti online, come funzionano, chi è un primo che viene, metà carta d'identità, un codice fiscale online e ci sono 15-20 mila euro, come funziona? Comunque. Lo sapremo presto. Appunto. L'avvocato Grasso a far parlare, tradotto in italiano, ha dovuto parlare quattro volte ha dovuto raccontare a quattro persone diverse, ho telefono quattro volte e a quattro volte si imparava a memoria. Ma un telefono stava solo a così, un telefono di mano per dire e ripetere la filastrocca. Ma insomma. Allora, aspettano le nostre mail alla quale daranno chiarimenti al più presto. Quindi ora tocca a noi mandare queste mail con allegata documentazione e scoprire l'inghippo, visto che Catania non ha potuto fornire notizie. Mendemola così. E non ha finito di dire lui, il professore Mario Savio Grasso. Grazie alla collaborazione dei Findomestic che abbiamo appurato come vengono effettuati questi prestiti online e questo anche a tutela del buon nome della società. E mi diceva la signora con la quale ho parlato a Firenze e stasera telefonicamente che basta avere i documenti in regola, il codice fiscale, carta d'identità. E tutto è fatto, firma digitale ed erogano i prestiti online. È un meccanismo che senz'altro bellissimo, velocissimo, semplicissimo, però quando ci troviamo di fronte a persone disoneste che sottraggono documenti altrui, allora diventa pericoloso questo strumento. Naturalmente la Findomestic, secondo il mio modesto avviso, è una parte offesa perché viene reso il suo buon nome, ma questo, ripeto, non riguarda tanto noi quanto la società stessa. La cosa che mi preme sottolineare una
che a prescindere da quello, dall'articolo 640, dalla truffa, dal furto d'identità, dal furto dei documenti, a prescindere da tutto questo, io la vicenda la vedo dal piano più umano che legale e dico semplicemente che è assurdo e inconcepibile approfittare di persone deboli, di persone grandi di età che magari sono più indifese rispetto ad altri. E allora è assurdo, perché approfittare di queste persone significa come approfittare e colpire un bambino che dorme. Ecco perché ci vogliono, secondo me, pene severe per questi truffatori. E mentre eravamo a Firenze ci siamo accaparrati la menzione speciale per il servizio TV La Turlupinatrice Seriale, concessa dalla Fondazione Antonino Caponnetto in occasione dell'avvenimento della morte dell'illustre magistrato, padre putativo dei compianti Falcone e Borsellino. L'amore verso il prossimo, il rispetto dei diritti e della dignità degli altri, la tolleranza verso i diversi, la solidarietà verso i più deboli, i sofferenti, gli oppressi, l'amore per la natura e l'ambiente. Sento un'emozione grandissima e non so spiegarlo. E qui desideriamo mostrarvi una breve intervista lasciata dal presidente della Fondazione Antonino Caponnetto, il dottor Salvatore Calleri, proprio in occasione dell'evento commemorativo. Ieri si è tenuto a Bagnaripoli, vicino Firenze, il 23esimo vertice sulla mafia, la difesa della legalità, e abbiamo fatto il punto su tante questioni, dalle questioni nazionali di come oggi bisogna analizzare la mafia per combatterla, a questioni anche più locali che tratteremo e che sono osservate speciali dalla Fondazione Caponnetto, come nel recente passato Terrenopoli, oggi il caso della truffa agli anziani che riguarda sia Catania e che forse potrebbe anche toccare qualche cosa a Firenze, città dalla quale vi sto parlando. Quindi un bel vertice come al solito, un vertice in cui il movimento antimafia è più forte. Dopo questo vertice concreto, pratico, operativo. La Fondazione Antimafia Antonino Caponnetto è quella che ci ha attribuito il premio scomodo, consegnatoci addirittura dalle mani del presidente Pietro Grasso. E ancora il dottor Salvatore Calleri sull'argomento delle truffe alle indifese anziane donne. Il caso delle truffe degli anziani, che riguarda sia la Sicilia che la Toscana, è un caso che noi come Fondazione Caponnetto seguiremo, come abbiamo seguito nel recente passato altri casi tipo Terrenopoli. Non si può accettare che degli anziani in qualche modo vengano turlupinati. Non si può, perché comunque gli anziani vanno rispettati nella loro anche povertà, nella loro anche umiltà. Quindi seguiremo questo caso. L'altro, il vertice antimafia numero 23, quest'anno era seguito dall'Indiscreto, che 2 anni fa fu premiato col premio scomodo per l'inchiesta. Continui dell'Indiscreto! Attenzione! Ora dobbiamo dare una comunicazione di servizio alla dottoressa in legge Assunta Maria Abate. Ascoltate bene! Prima di tutto, fotografie. Giusto per non dimenticare. Assunta Maria Abate, protagonista assoluta di questi racconti, e che proprio perciò ci ha querelati, e chi poi non capiamo, a ogni buon conto. Mi ascolti, dottoressa Assunta Maria Abate, la querela che lei ci ha fatti per le vicende verità che abbiamo raccontato in difesa delle donne anziane turlupinate da lei è stata archiviata dal PM designato. Però lei, non contenta, ha fatto opposizione all'archiviazione. Bene, noi rispettosi della legge attenderemo in religioso silenzio l'esito del verdetto finale. Semmai dopo, se finisci come pensavano altri, vedremo da farsi. Siamo peste! Una è la mia amica scimmia, la facciamo la virre che siamo peste. Signor Procuratore della Repubblica di Catania Carmelo Zuccaro,
Noi cittadini italiani stiamo ancora una volta porgendole un accorato appello affinché sopraggiunga un suo intervento a che questo stato di illegalità cessi, ma deve necessariamente cessare. E poi perché stiamo elaborando assieme ai senatori preposti una plausibile interrogazione parlamentare al Senato al ministro competente e a risposta scritta per giunta su di questo caso. Contigui dell'Indiscreto, siamo in chiusura, ma prima è doveroso porgere alcuni ringraziamenti. Uno alla Findomestic Banca S.p.A. del gruppo BNP Paribas, il colosso finanziario che controlla ben 11 banche internazionali. Perché dopo che siamo tornati da Firenze, loro ci hanno cercati, perché forse preoccupati per come ci hanno riferito in TV stessa, perché fosse telefonano nello studio del professor avvocato Mario Savio Grasso e magari canoncera, picchiere in udienza e anche qui in televisione, e magari per chiarire e collaborare con l'Indiscreto, cosa che noi volevamo già fare da subito. Ma forse quel giorno a Firenze c'erano 0-1 gradi e c'era freddo e non sapevano, non l'hanno compreso. Cioè dire, qual è il meccanismo in base al quale voi erogate questi prestiti, questi finanziamenti online? Questo mi interessa, soltanto ma questo. Ma lei, lei mi deve... Non le va bene che glielo dica a voce e lei lo registra magari? No, no, me lo scriva. Va bene, d'accordo. Perché cosa le serve e tutto, cioè, sì, allora, sì. Perché non è che posso, cioè, non è che nulla di segreto, perché altro se... No, segreto per carità, nel vostro interesse. Domestic, la vede subito come si fa una pratica, inserisce i dati, deve uploadare dei documenti e quindi... Soltanto con i documenti allora erogate il prestito, non c'è bisogno che poi venga personalmente alla signora a firmare qualcosa o il tizio a firmare qualcosa. Ma se lei va sul sito si vedrà che è anche 100% online, quindi significa che si può fare con la firma grafometrica, con la firma digitale. Perfetto, cioè, questo è, con la firma che evidentemente è falsa, va bene, d'accordo. Questo a me interessa sapere, eventualmente noi le scriviamo due parole a maggiore chiarimento, ma per me già lei è stata esaustiva con quello che mi ha detto. Appunto, poi non è S come si vuole l'indirizzo o no? Sì. Ok, benissimo. Soltanto per saperlo noi, vediamo un po' poi l'evoluzione. Se lei fa piacere può vedere anche le puntate precedenti che sono state già fatte sull'Indiscreto. E comunque da loro abbiamo ricevuto la massima collaborazione, anche perché ribadiamo, loro sono parte offesa. E per questo avvaloriamo il nostro ringraziamento e un deferente saluto. Ciao Jenny. E ciao Chiaffredo, un direttore generale e l'amministratore delegato della Findomestic Banca S.p.A. Poi mi vengo a fare un prestito. No, che carta d'identità! Ci metta carta d'identità di mia nonna che è morta. E vedremo che succede. E ancora uno specifico ringraziamento alle signore Agatina, Alfina e Concetta per l'alto valore di legalità dimostrato denunciando con coraggio e determinazione i soprusi subiti a danno proprio e della comunità. E solo grazie a loro, noi di Discreto abbiamo potuto raccontarvi questi fatti e misfatti di Sicilia. Amici e contigui di Indiscreto su Ultima TV, per le vostre segnalazioni e i vostri commenti potete scriverci all'indirizzo mail indiscretosicilia@gmail.com. E ricordo che l'Indiscreto ha la tutela di un centinaio di avvocati, quelli dell'AFLA, Associazione Forense Liberi Avvocati, diretta dal professor avvocato Mario Savio Grasso, sempre quello. E da buon showman, ricordo che se qualcuno ha qualcosa da dire, comunque noi siamo qua. Siamo casa, ma che c'è da dire? Come non la trovano? Mentre abbiamo pensato di creare una casella postale per inviarci tutte le querele temerarie di chi si sente toccato. E potete inviarle sempre al nostro indirizzo dell'Indiscreto. Ma sempre temerarie sono, non vincerete. Ma prima di lanciare il nostro immancabile credo, vi do appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 21.30, qui su Ultima TV. L'Indiscreto, ti raccomando, mercoledì vi aspetto con un'altra puntata con grande mordente. We'll be right back.
dell'indiscreto riportiamo sempre fatti che ricoprono l'interesse pubblico e rispettano il fondamento del diritto di cronaca, perché racconteremo fatti che sono realmente accaduti e che sono di interesse per la società, all'interno di una cornice espressiva che è comunque rispettosa per l'altrui reputazione. Ogni individuo ha diritto alla libertà di parola e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione, cercando, ricevendo e diffondendo informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a nessuna frontiera. E tutto ciò lo afferma l'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, e che in tema di libertà del pensiero l'articolo 21 della Costituzione italiana è la nostra bandiera.